Ciao a tutti, mi chiamo Edoardo Nuzzaci, sono un farmacista di Firenze e volevo parlare di questo periodo affrontato da noi farmacisti e da me in particolare. Allora, io durante questa strana situazione, strano periodo, ho affrontato una serie di emozioni altalenanti. Si parte da incertezza, non si sa cosa succederà, cosa avverrà. Cosa dobbiamo fare? Delle volte non lo sappiamo nemmeno noi. Però cerchiamo sempre di dare un servizio ai nostri clienti, ai nostri pazienti, di non lasciarli mai soli, soprattutto in questo momento che alcuni medici sono impossibilitati a seguire i loro stessi pazienti. Cerchiamo di essere sempre presenti e di anche coinvolgerli in processi di prevenzione e non solo cura. Quindi utilizzare non solo medicinali di sintesi chimica, ma anche fitoterapici, naturopati e micoterapici. Questo è molto utile in senso di prevenire e raggiungere quindi uno stato di salute psicofisica ottimale ed affrontare al meglio sia le malattie patologiche che anche quelle dovute a stress e ad ansie, possibili depressioni dovute all'isolamento. Quindi c'è anche un senso di incertezza, paura, ma anche di gratificazione del nostro lavoro. Il nostro contatto è aumentato esponenzialmente con il paziente. E io sono molto felice di questo, sono molto felice di poter dare il mio contributo e di sentire anche la fiducia che i pazienti ci danno in questo momento, in quanto riconoscono in noi non un'alternativa al medico, ma qualcosa anche di aggiunta in più che magari prima non ci vedevano così e non ne pensavano neanche. In questo periodo vorrei aggiungere qualcosa da parte mia verso i nostri clienti, i nostri pazienti, ma anche verso la popolazione in generale. So, come ho già detto, che è un periodo difficile per tutti. Non solo riguardo al nostro fisico, ma anche alla nostra salute mentale, diciamola così. Quindi il mio consiglio che posso dare è cercate di mantenervi in uno stato ottimale psicofisico. Che vuol dire? Dal punto di vista fisico, fare prevenzione, come si diceva, quindi prendere magari qualche integratore fitoterapico, non atto proprio alla cura del virus, perché noi non è che vogliamo curare questa patologia noi da casa, diciamo noi persone comuni, però vogliamo arrivarci, se mai dovessimo arrivarci, speriamo di no, in uno stato di salute ottimale, in modo che possiamo combattere una lotta pari e quindi magari guarire anche prima ed evitare di finire ad affollare gli ospedali che purtroppo sono saturi e in cui dovremmo avere un senso di responsabilizzazione e lasciarli a persone che veramente hanno problemi più grossi, un sistema immunitario compromesso o altre patologie oncologiche, e sono loro che dovrebbero usufruire dei posti in terapia intensiva e negli ospedali. Quindi curate il vostro fisico non solo con integratori, ovviamente con una dieta bilanciata, sia mediterranea che non, basta che sia bilanciata di verdure, legumi, prodotti che danno basicità al corpo e che comunque aiutano con sali minerali, vitamine a sostenerci. Riducete il consumo di zuccheri perché troppo consumo di zuccheri è dannoso. E in più l'esercizio fisico. Questo sempre, soprattutto in queste condizioni. Sia da casa, sia fare qualcosa in casa, sia farsi una corsa intorno all'isolato, però manteniamo sempre il nostro fisico allenato, non necessariamente in modo agonistico, ma in modo che non ci sia troppo rilassamento e troppo, diciamo, depressione del sistema immunitario. Volevo parlarvi anche di come io ho vissuto questo cambiamento, sia dal punto di vista personale che professionale. Questa opportunità, la chiamerei così. A parte, diciamo, il disappunto iniziale, la paura iniziale che ti può venire, ed è giusto che ti venga, perché affronti qualcosa di cui non hai il controllo e che non hai mai visto in vita tua, quindi, o affrontato in vita tua. Quindi è una reazione umana, la paura, l'angoscia, però da questo bisogna trarne una lezione, bisogna trarne un step di crescita, fare uno step di crescita in più. Io dal punto di vista personale ho realizzato che
sì, le solite cose mi mancano, le cose che io do per scontate, eccetera, eccetera. Questo penso sia successo a tutti. In più, dal mio punto di vista, ho realizzato che le emozioni negative, diciamo, influiscono tanto, molto di più di quanto noi non possiamo pensare. Faccio un esempio: essere in stati ansiosi, essere sotto stress e così abbassa non solo il sistema immunitario, ma abbassa anche la nostra capacità di reagire alle situazioni. Quindi noi da questa improvvisa situazione che si è venuta a creare, dobbiamo darci forza e cercare di essere gentili l'uno con l'altro, di essere, secondo me, non di guardarci come appestati l'uno con l'altro, ma di essere solidali, aiutarci. Questo noi farmacisti lo facciamo di solito, ma lo dobbiamo fare maggiormente ora in questa situazione, sia come figure professionali, ma anche come io, Edoardo, persona normale. Quelle persone che sono spaventate, quelle persone più anziane, quindi quelle che rischiano magari di più. Dobbiamo avere un sorriso in più per far star meglio loro. Purtroppo non siamo in controllo di nulla adesso, poco, quindi quello che dobbiamo fare è essere noi sorridenti, reagire bene, avere emozioni positive. Queste influiranno sia su come noi affrontiamo questa battaglia, su come noi affrontiamo questa situazione, ma anche sugli altri. Credetemi, gli altri trarranno beneficio anche da come noi ci apportiamo ad essi. E facciamolo, questo è un consiglio che vi do a tutti, che mi sono dato per primo a me stesso ed è stato difficilissimo da fare, da iniziare soprattutto. Cerchiamo di essere sereni, sorridere un po' di più, prendere sempre tutte le precauzioni. Essere sereni non vuol dire non prendere precauzioni, prendere tutte le precauzioni del mondo in questo momento, ma di essere anche coraggiosi, quindi ascoltare gli altri. Dire anche qualche parola che li possa far star bene. Questo, secondo me, è un punto di crescita che può essere importante in una condizione del genere. Dal punto di vista professionale, ovviamente, stare sempre vicino al paziente, ascoltarlo come prima, ma anche capire quando il paziente può essere spaventato e quindi non subito dare in escandescenze, cioè non dare in escandescenze, non perdere la ragione o il controllo. Perché siamo noi i loro punti di riferimento quando loro vengono qui in farmacia. Parlando appunto di emozioni positive, mi vengono in mente degli aneddoti divertenti o inusuali che si sono venuti a creare proprio a seguito di questa situazione. Uno, per esempio, è quanti molti clienti in più siano venuti qui in farmacia chiedendo ogni tipo di erba medicinale possibile e inimmaginabile che prima non avrebbero mai preso in considerazione. Ed è una cosa buona, ed è una cosa molto buona perché vuol dire che si sono informati, che comunque hanno dato anche un cambiamento al loro modo di fare riguardo alla salute, eccetera. Quindi sono venute persone che ci hanno richiesto di tutto e di più, addirittura qualche erba che io stesso facevo fatica a conoscere perché dicevo: questa da dove l'avete tirata fuori? Però è bello perché si danno, non c'è solo una via, ma si vedono che ci sono tante vie. Un altro aneddoto divertente è vedere appunto il confronto fra colleghi in questo periodo, sia su Facebook, non potendo uscire più di tanto, sia magari invece anche in farmacia quando ci si va a trovare o si vanno a prendere dei farmaci su ricetta. E è stato perché ognuno abbiamo scambiato diverse situazioni che si sono venute a creare, qualcuno poca piacevole, qualcuno invece più divertente. E diciamo, più che la cosa divertente sia stato il senso di comunità che abbiamo instaurato fra colleghi in questa situazione. Molto bello. Perché ci siamo raccontati di tutto, ci siamo raccontati sia le cose, come dicevo, più divertenti che meno divertenti, però alla fine ci siamo sempre fatti grosse risate, come per dire, siamo sempre sulla stessa barca tutti quanti, teniamo duro, facendoci sempre la risata. Quindi io dico, prendiamo le cose positive anche, quando questo periodo sarà passato, prendiamo anche le cose positive che ci sono state e continuiamole, cioè continuiamo a instaurare il rapporto fra colleghi, io questo lo dico per i farmacisti, eccetera, ma in generale, perché
perché il senso di comunità che si instaura in questi momenti deve essere portato avanti, deve essere portato avanti, deve essere anche una lezione per tutti e per la maggior parte di noi. Infine, il pensiero fisso che alberga in tutti noi: cosa faremo quando tutto questo sarà finito? Dal mio punto di vista, cosa farò? Ci ho pensato tantissimo e delle volte non ci volevo pensare perché dicevo: mi farò un programma che dopo non rispetterò, quindi vediamo al caso. C'è però una parte di me che dice: quando tutto questo finirà, allora, primo, penso che salterò sul letto, non so quanto, lo sfondo, non me ne frega nulla, dormirò sul divano dopo, ma sarò felice, non tanto per, nel senso che mi sono trovato male in sto periodo, ma tanto per ho voglia di andare al mare, ho voglia di andare in vacanza, ho voglia di parlare con tutte le persone degli argomenti più stupidi e impossibili, tipo il meteo, dell'euro, di tutte ste cazzate, ma mi mancherà quel senso che di comunità che c'era, non di comunità, ma di vicinanza che c'era prima, proprio fisica anche. Sempre rispettando comunque se ci saranno delle normative. Detto questo, il caffè al bar penso che per noi italiani sia qualcosa che ci sta mancando tantissimo. Sono stato all'estero e loro non la possono capire questa cosa come la capiamo noi. Quindi sarà una delle prime cose che farò. Teatro, cinema, tutte queste cose. Penso che spenderò tantissimi soldi le prime due settimane, spenderò tutto il mio stipendio di questi mesi, però ne sarà valsa la pena, perché la gioia sarà 10 volte superiore a quando facevo queste cose normalmente. Quindi io vi dico: fatevi i programmi, non fateli, improvvisate, fate quello che vi pare. L'unica cosa, cercate tanto di apprezzarle dopo le cose, vedrete che la gioia che avrete sarà 10 volte, 20 volte superiore alla normalità. E questi momenti poi ricordiamoceli anche, non solo le cose brutte, ma anche questi momenti belli. Se volete rompere qualcosa, poi anche fa bene un po' di buttare fuori fisicamente, fatelo pure. Questo ci penserò, forse lo farò anch'io, col tavolo di casa, non lo so. Ciao a tutti.